Sono stati momenti di commozione per Barbara D'Urso, che ha fatto un sogno e che, naturalmente, ha pubblicato il suo contenuto sui social. Non è niente di scaborso, solo un ricordo dei suoi cani, così ha postato una foto di Totto e Neve. I suoi due cani maremmani che aveva quando era solo poco più di una ragazzina. Una foto ripescata dai suoi album di ricordi e messa a disposizione dei suoi fans. Quando si è svegliata dopo aver sognato i suoi cani, Barbara D'Urso ha sfogliato il suo album dei ricordi trovando la foto di Totto e Neve e i suoi due cani, e quindi, ha postato su Instagram la foto che la ritrae. Giovanissime, giocosa e sorridente a divertirsi con i suoi cani. Accanto alla foto, Barbara ha pubblicato la didascalia: "Stanotte ho sognato loro, Totto e Neve. Li ho amati follemente e mi mancano tantissimo. Inutile dire che c'è chi apprezza la foto e la tenerezza che traspare nel commento di Barbara, quanta tenerezza e dolcezza in una sola foto, quindi. Molti di noi, purtroppo, sanno cosa vuol dire perdere i nostri amici a quattro zampe. Grazie X averci aperto anche oggi la porta più intima del tuo cuore, quella della memoria. Il cancelletto D'Urso Club ti ama e ti sostiene, non scordarlo mai. Ed ancora, gli animali sono come figli, vuol dire che da lassù ti proteggono. O anche, ciao Barbara, buongiorno magnifica, eri magnifica, sei magnifica, sarai sempre e anche i tuoi due cani Totto e Neve erano molto belli, ti mando un bacio col cuore e grazie di aver condiviso questo tuo ricordo. E c'è pur chi la critica duramente e polemizza: Pocahontas, sei poco credibile, dopo che hai consigliato di lavare le zampe dei cani con la candeggina. Ora dici di amare gli animali, sei falsa come Giuda. Ed anche, certo, dopo aver fatto quella figuraccia, riguardo al coronavirus, di lavare le zampette dei nostri animali con la varicchina non sei proprio credibile di amare gli animali. Bugiarda, ma fammi il piacere.